gioiasport.com, il blog dello sport gioiese, il blog sportivo della tua città. In compagnia di Lucio Rodinò, amministratore e deus ex machina di Inquieto TV, per fare il punto sullo sport gioiese nella giornata in cui oggi Lucio, il patron della cestistica gioiese, è diventato a tutti gli effetti il nuovo proprietario della Viola Reggio Calabria. Vogliamo spendere qualche parola su questo argomento e poi analizziamo lo sport a Gioia Tauro in generale. Beh, grande gioia a Reggio Calabria, non possiamo dire lo stesso di Gioia Tauro, anche perché, come tu hai detto, abbiamo registrato questa cessione della Viola, che sicuramente è importante per l'imprenditore muscolino e per tutta la società, un po' meno per Gioia Tauro, perché comunque la squadra cestistica viene declassata da una C1 a una C2. E mi dicevo, ho parlato proprio pomeriggio io con l'assessore Condello, che comunque è un attore importante di questa operazione, mi dice che il passaggio è stato quasi un passaggio obbligato, in quanto loro vorrebbero far diventare Gioia una sorta di vivaio, di squadra in seconda della società satellite. Una società satellite, quindi ci spiegava che non si poteva pensare di poter fare una C1 con giocatori molto giovani. Un'altra spiegazione che danno è quella dei problemi di gestione, però è inutile, non ci possiamo nascondere, per Gioia è sicuramente un ridimensionamento. La penso allo stesso modo anch'io, ormai il passaggio è stato ufficializzato, oggi a Reggio Calabria saranno felicissimi perché comunque arriva una persona molto motivata che ha ambizioni, non so in che contesto rientrerà quest'anno la Viola per quanto riguarda i propri obiettivi, se punteranno ad allestire una squadra di primo ordine oppure si limiteranno ad un campionato di transizione magari soltanto per quest'anno in attesa di, però in ogni caso sono questioni che obiettivamente a noi gioiesi ci interessano poco. Lucio, invece spaziando un attimo in ambito calcistico, c'è questa nuova gioiese che sta programmando con intelligenza la nuova stagione agonistica, ha già ufficializzato due acquisti senior, tra virgolette Alessi e Vitetta, ha preso anche un ragazzo under 1,94, Francesco Nesci. Quest'anno c'è l'obbligo dei 4 fuori quota in campo, quindi che sono determinanti ai fini del campionato. Un tuo giudizio sulla compagine del presidente Rombolà? Io oggettivamente sono molto contento di questa società, non tanto, io non posso riferirmi alle singole operazioni perché oggettivamente non conosco benissimo il mercato della categoria, però non si può negare che sia una società che lavora da diversi anni, programmando stagione dopo stagione, e sta migliorando. Spesso a Gioia Tauro erano abituati a salti in avanti, a cui spesso seguivano purtroppo dei fallimenti o delle cessioni di titolo, insomma non c'era programmazione, invece la società di Rombolà mi sembra che si stia programmando in maniera intelligente il presente e il futuro. Vedo anche che sta curando molto la struttura, mi parlano di un campo, almeno per quanto riguarda il rettangolo di gioco. Per quanto riguarda il rettangolo di gioco, perché quello che gli compete, a me impressionò molto, e devo dire la verità in maniera positiva, il presidente Rombolà, quando al primo incontro con i nuovi amministratori quasi sembra porre un freno all'entusiasmo degli amministratori dicendo partiamo dalle cose basilari in modo da poter giocare, e speriamo che il campo abbia la civiltà quest'anno, mi dicono comunque che servono dei lavori non indifferenti per poter giocare in maniera tranquilla. Secondo me stanno lavorando bene, spero che Gioia ritorni agli antichi fasti, poco alla volta. Sì, indubbiamente è vero, il Polivalente è una struttura molto grande, necessita di tanti lavori. I tifosi hanno richiesto, richiedono, richiederanno in futuro la copertura della tribuna, soprattutto per la stagione invernale, perché guardare una partita al Polivalente d'inverno ti posso garantire che non è agevole, perché comunque, soprattutto quando ci sono quelle giornate piovose, fredde e ventose, molti spettatori, molti tifosi non sono neanche agevolati ad andare ad assistere ad un incontro. Purtuttavia io credo che se ci sono le giuste programmazioni sia dell'amministrazione comunale con il presidente Rombolà, ritengo che si possa arrivare anche all'allestimento di questa copertura. Tu cosa ne pensi? Io ritengo che se nell'immediato non credo che ci siano si faccia questa copertura, però è una sensazione, non ho dati di fatto da poterti dire nell'immediato. È anche vero
che se per esempio si pensasse a una gestione data totalmente alla società, oppure col passare dei mesi i nuovi amministratori che mi dicono stanno cercando diverse fonti di finanziamento riuscissero a trovarle, probabilmente questa copertura potrebbe diventare realtà. Io per ora credo che non si possano fare grossissime cose, anche perché ci sono diversi progetti in ballo per quanto riguarda la gioia sportiva, i campi di località per sicari che devono essere adeguati, perché probabilmente il progetto non era un progetto pensato in maniera intelligente, per tornare a parlare del basket, per quanto ci sarà un ridimensionamento della squadra, comunque la struttura è sempre una struttura in cui addirittura le persone, il pubblico non può andare neanche in bagno, proprio per andare alle cose spicce. Di conseguenza credo che c'è molto da fare sul piano delle strutture a Gioia Tauro, e non credo che nell'immediato si possa fare, cioè si potrà arrivare a piccoli lavori per arrivare ad avere comunque, a poterci giocare con il pubblico. Lucio, due realtà che stanno gradualmente crescendo sono rappresentate dai due circoli del tennis, il Gioia 74 qui alla Villa Comunale, il circolo del tennis Paolo Piromalli proprio alle spalle del polivalente di Contrada Lacchi, due circoli che stanno mostrando anche grandi esempi di sport. In ultimo, una notizia fresca degli ultimi giorni, il dodicenne Francesco Rotondo del Gioia 74 è diventato campione regionale under 13. Questo dimostra che c'è comunque voglia di fare e di crescere. Notizie di questo genere per fortuna non sono isolate, il Contrada Rotondo che ha vinto il titolo, abbiamo altri due ragazzi, Mario Caroleo e Gianluca Allera, che sono arrivati in finale, hanno poi perso ma se la sono giocata, quindi sono dei ragazzi che sicuramente sanno giocare a tennis, stanno lavorando bene tutti e due i circoli. Io spero intanto che non ci siano stupide rivalità tra le due realtà gioiesi, ma che riescano in qualche modo a collaborare per far crescere il movimento. È fondamentale quello che stanno facendo, perché proprio Gratteri, quando venne a Gioia Tauro qualche mese fa, disse quanto è importante riuscire a togliere i ragazzi dalla strada. E giocare a tennis secondo me è fondamentale, ci sono tantissimi ragazzi che si avvicinano al tennis e veramente passano le giornate in questi diversi campi che ci sono, quindi è un buon movimento. E secondo me il circolo del tennis Gioia 74, gestito in maniera, per quanto riguarda la struttura, veramente in maniera intelligente e impeccabile, può essere un esempio anche per quanto riguarda il calcio, per esempio il basket, perché con una convenzione fatta ad hoc la struttura è stata sì è destinata comunque a un circolo, quindi a dei privati, però è fruibile a tutta la cittadinanza, tanto che chiunque voglia può prenotare e andare a giocare, ci sono i corsi, quindi probabilmente il pubblico non ha fatto un passo indietro, quando parlo di ente pubblico, ma ha reso più appetibile la struttura. Una cosa del genere la potrebbe fare anche il circolo del tennis Paolo Piromalli, che ha un movimento giovanile molto, un settore giovanile secondo me molto ricco, però sembra che in questo momento l'amministrazione non si è del tutto propensa in prima battuta a cedere la struttura, anche perché vuole in qualche modo tutelarsi in modo che tutti possano avere disposizione del campo. C'è anche la pallavolo allenata da Marta Panunzio che sta avendo i suoi ottimi risultati. Il settore, in realtà abbiamo avuto in questi due anni in Gioia Tauro senza nessuna amministrazione, abbiamo avuto fortunatamente tante persone che sono andate da fare, e questo secondo me è il caso di tutti. Paradossalmente, nel momento in cui non c'era nessuno a cui poter chiedere finanziamenti o dei soldi, le persone che avevano a cuore lo sport si sono date da fare. Questo secondo me è il caso anche della pallavolo, che sta lavorando bene, anche il Gioia Tauro anche nel campo della pallavolo ha grossa tradizione, e piano piano il vero problema del Gioia Tauro è che spesso si fanno, abbiamo anche pure per il calcio, grossi passi in avanti per poi fermarsi di colpo e ripartire da zero. Invece in questo periodo mi sembra che si sta camminando bene, si cresce poco alla volta, i ragazzi soprattutto si avvicinano allo sport, che è la cosa la più importante. Gioiasport.com, il blog dello sport gioiese, il blog sportivo della tua città.